Benvenuti, questa alle mie spalle è la parrocchia Santa Maria della Cattolica dei Greci. Io sono Don Nino Ventura, sono il parroco da 8 mesi di questa bella e importante comunità. Il 23 ottobre ho fatto il mio ingresso qui in parrocchia. Ho 35 anni e sono parroco prete da 10 anni circa. Questi primi mesi da parroco sono stati molto intensi, impegnativi e già con qualche soddisfazione. La comunità mi ha accolto in maniera gioiosa, mi ha fatto fin da subito sentire a mio agio ed è stato bello iniziare a muovere i primi passi con il supporto e la collaborazione di tante persone mature nella fede e che mi hanno aiutato anche a muovere i primi passi dentro questa nuova realtà. Bentrovati, bentrovati. Grazie, ciao. La precedente esperienza da cui provengo era una esperienza familiare, una comunità familiare. Questa invece ha altre sfaccettature, altre caratteristiche che la rendono altrettanto bella e interessante. Dicevo, tante persone, tanti collaboratori ed è bello spendersi in una realtà così diversa. Sono tante le persone che vengono qui, frequentano le messe e non tutte sono di questo territorio parrocchiale. Quindi la comunità è accogliente, è aperta e questo è un bel tratto della Chiesa. E adesso conoscerete le diverse realtà che animano, che vivificano questa comunità. Alcune persone che con il loro servizio si mettono a disposizione perché anche altri, magari più lontani, possano vivere una bella esperienza di comunione. Sono Antonio Romeo, sono il segretario del Consiglio Pastorale Parrocchiale e per volere prima di Don Valerio, il precedente protopapa, oggi di Don Nino, il nuovo parroco della Cattolica, e mi occupo appunto di fare le convocazioni di tutti i membri di questo Consiglio, che sono numerosi, sono circa 33 unità che appartengono alle varie realtà del territorio, i commercianti che sono numerosi, perché pur essendo centro storico, insomma, la preminenza è dell'attività commerciale, e poi anche gli avvocati, gli insegnanti, le varie categorie e anche i territori come strade, per esempio i vari quartieri che interessano la parrocchia, che è abbastanza larga, che si distende sulla via Schenez e poi alle varie traverse dove ci sono tante famiglie che sono nostre parrocchiane. La realtà degli incontri è bellissima perché ci consente di scambiarci le esperienze dei vari gruppi. Chi come me si occupa tra l'altro anche di seguire le lodi mattutine, che sono un'esperienza bellissima che abbiamo realizzato circa 12 anni fa, dove appunto si prega il Signore per le varie necessità della parrocchia, per le varie esigenze, per la gente che soffre, che ha bisogno di preghiera. Poi facciamo
pure tanti incontri per fare il punto della situazione. Abbiamo dei gruppi come il Santa Marta che si occupava nel passato di tenere aperta la chiesa nelle prime ore mattutine, adesso per mancanza di volontari riesce più difficile. Il gruppo delle Lodi, che siamo 7, 8, 10 persone che ci incontriamo la mattina e che si è creato un rapporto bellissimo di amicizia e di fratellanza. E poi tanti, il gruppo degli scout, il gruppo dei catechisti, il gruppo liturgico, il gruppo degli affari economici, cioè ci sono tante, diciamo, attività che poi alla fine fanno apostolato e quindi avvicinano la gente al Signore. Sono Sonia Romeo, in questo momento svolgo la funzione di presidente della confraternita di San Vincenzo De Paoli. Ci occupiamo di carità all'interno del territorio parrocchiale. Il nostro carisma, per meglio dire quello che è il fondatore Oznam che ci ha tramandato, è quello della prossimità ai poveri, alle persone bisognose. È per questo che principalmente la nostra attività è quello di stare vicino a chi ha bisogno. Prima della pandemia svolgevamo puntuali visite presso le abitazioni delle persone soprattutto anziane e in quell'occasione insomma avevamo modo di conoscere anche il territorio e le persone che vi abitavano e le loro esigenze. Dicevo che prima ci occupavamo proprio di queste visite e stavamo vicino alle persone anziane, adesso purtroppo alla pandemia questa pratica si è un po' rallentata, ma speriamo quanto prima di poterla riprendere. Ci autofinanziamo, quindi per quello che possiamo cerchiamo anche di dare un sostegno economico e cerchiamo di conoscere la vera realtà di queste famiglie o di queste persone che sono bisognose, quindi non è semplicemente un dare economicamente ma anche prima un conoscere. La nostra preghiera che recitiamo ad ogni incontro ci dice proprio quello di essere prossimo e vicino e di non passare mai davanti a nessuno che è bisognoso col volto indifferente. Quindi questa è la prima cosa, è il sorriso, la vicinanza, la carità che anche deve dare quel senso di giustizia e di riequilibrio tra le varie persone, tra i gruppi, sia della nostra parrocchia che di tutta la città. Da qualche anno accanto alla parrocchia si trova il Tapirulan della città, costruito e speriamo presto ultimato dal nostro comune di Reggio. Prendiamo questa immagine, questo segno, per dire qualcosa della nostra comunità, qualcosa di vero, reale. Questa comunità, così come tante altre, cerca di far salire le persone verso il Signore, verso Dio. Cerca di accompagnarle in questo incontro verso la fede, nella fede, far fare qualche passo in avanti nel cammino della santità di ognuno. Ma allo stesso tempo la comunità è proiettata verso l'esterno, verso fuori. Quindi, così come il secondo movimento del Tapirulan, la Chiesa della Cattolica cerca di uscire fuori, di accompagnare verso l'esterno, anche se una parrocchia del centro e si potrebbe presumere ricca e forse senza alcuni problemi di povertà o di necessità, in realtà questa parrocchia è aperta verso i bisogni del territorio, verso le necessità e quindi è in uscita. I laici formati sono anche impegnati in tanti settori del sociale e portano fuori quella che è l'esperienza di fede che fanno dentro. Ciao a tutti, sono Grazia Condello e svolgo qui alla Cattolica dei Greci la funzione di ministro straordinario della comunione. Fondamentalmente è un servizio silenzioso, ma nello stesso tempo è un servizio di gioia, di luce vera che riusciamo a portare
qui nella nostra, nel nostro territorio è d'amore, l'amore di Cristo che è veramente ognuno di noi che svolge questo servizio d'amore porta sia agli ammalati, ai sofferenti e agli anziani. Sono dei momenti veramente bellissimi perché c'è l'incontro reale e questo servizio d'amore si rispecchia moltissimo nel Vangelo delle Beatitudini. Abbiamo la possibilità di entrare nelle case o nei luoghi dove questi anziani o sofferenti sono anche accolti e con il sorriso, con grande umiltà, piano piano portiamo a loro questo conforto. Principalmente ovviamente portiamo il corpo di Cristo, ma nello stesso tempo è un momento di riflessione, di lettura del Vangelo, di ascolto e di questa gioia che ricolma il cuore sia loro principalmente ma anche nostra per poter condividere la bellezza dell'incontro con Gesù. Sono momenti speciali, ecco il perché all'inizio ho detto è un servizio silenzioso, è un servizio dove noi cerchiamo di mantenere quelle relazioni belle di legame che questi nostri sofferenti o anziani avevano e hanno e continuano ad avere con la comunità attraverso noi. Come tante altre comunità, anche nella nostra, c'è un'attenzione particolare alla liturgia, alla catechesi e al servizio, alla diaconia. Sono nella Restuccia, in questa parrocchia da alcuni anni, e coordino il gruppo che cura l'animazione liturgica perché le celebrazioni siano sempre di più e sempre meglio espressione della lode e del ringraziamento, del rendimento di grazie al Signore. Il gruppo è costituito da rappresentanti delle diverse realtà parrocchiali, dei catechisti, degli scout, dei ministri straordinari della comunione, dei volontari della carità, del coro e degli adoratori. Partecipano alle nostre riunioni il diacono Paolo e quando può anche il parroco Don Nino. Ci incontriamo in genere una volta al mese, ma anche più volte, soprattutto nei tempi forti, quando è necessario nei tempi forti. Nei nostri incontri verifichiamo in genere l'andamento del servizio relativamente alle diverse celebrazioni domenicali, eucaristiche domenicali, riguardo alla proclamazione all'accoglienza, alla proclamazione della parola, ai canti e alla raccolta delle offerte. Ci occupiamo anche della cura dei paramenti liturgici, del vasi sacri, arredi dell'aula liturgica e dei fiori e anche dei segni particolari che si pongono in occasione dei tempi forti. Come cerchiamo di coinvolgere? Proponendo, invitando per la proclamazione della parola, cercando di vincere anche le naturali ritrosie, le resistenze e anche dando qualche supporto, dando qualche indicazione perché la proclamazione della parola di Dio sia fatta bene in modo che tutta l'assemblea possa adeguatamente proprio vivere e gustare la liturgia della parola. Questo coinvolgimento è molto importante perché ogni partecipante all'assemblea possa sentirsi parte di una famiglia. Ciao a tutti, io sono Elisabetta Martelli, la capogruppo del gruppo Scout Gesci
Reggio Calabria 10, gruppo di scout nautici, vi sto portando in macchina perché la sede è due vie più su rispetto alla parrocchia, che invece è in via Skenes, per cui venite con noi. Siamo un gruppo di scout nautici, siamo in attività dal 1985. Colgo l'occasione per salutare il nostro fondatore Franco Parrucci, a cui mando un bacio e un abbraccio. Assieme a lui ricordiamo nel nostro cuore la nostra Ida. Sono stati proprio loro due a scegliere i colori del nostro fazzolettone, il bianco la purezza e il rosso il coraggio. Vi parlo un pochino di chi siamo e di quello che facciamo. Attualmente ci troviamo in tana, come potete vedere questa è la tana dei lupetti. Il nostro branco si chiama Branco Terra di Betulla ed è curato dai vecchi lupi, ovvero dei capi responsabili di bambini per una fascia d'età dagli 8 agli 11 anni. Il reparto invece cura la fascia d'età che va dagli 11 anni ai 16 anni. Il nostro reparto si chiama Reparto Vega, perché appunto siamo nautici. E saluti i capi reparto Gianmarco e Fabiana. E poi abbiamo il clan, ovvero il clan della branca RS, quindi Rover Rescolte, la cui capo clan sono io, assieme a Giuseppe Francesco Serra, che saluto e mando un abbraccio, e saluto anche i ragazzi. Cosa facciamo? Tentiamo di fare attività educazione con i ragazzi fino ai 21 anni. I ragazzi, oltre che partecipare alle attività scout, quindi tentare di formarsi, di crescere e diventare cittadini attivi e buoni cristiani, partecipano anche alla vita parrocchiale, quindi alla preparazione dei sacramenti, assieme a noi capi che anche in qualche modo collaboriamo con il nostro parroco alla stare sempre assieme, a stare in parrocchia, a vivere lo spirito di comunità. E quindi tutta questa agenzia educativa, quale la parrocchia, contribuisce all'educazione e alla formazione spirituale dei nostri ragazzi. Io sono Patrizia Arcudi e svolgo il ruolo di responsabile dei catechisti e sono presente in questa parrocchia a svolgere il mio servizio da circa 12 anni. E per quanto riguarda l'attività catechetica, diciamo, il nostro programma è abbastanza vario e personalizzato in base agli anni alle classi di catechismo. Per esempio una prima classe, il programma della prima classe parte col conoscersi tra di loro tutti i bambini e l'abbiamo impostato su tre persone speciali. Queste tre persone speciali per noi è la Trinità e poi abbiamo dato risalto al battesimo. Tutto attraverso comunque il gioco, immagini, video. Nel secondo anno invece diciamo che i bambini vanno incontro a Gesù. Chi è Gesù? Il fare amicizia dei bambini con questa persona che vuole incontrarli tutte le domeniche per far festa con loro. Quindi noi li chiamiamo per avvicinarsi a questo Gesù che è amore per loro. Nel terzo anno invece incomincia a instaurarsi l'uomo nel rapporto con Dio, perché i bambini devono incominciare a imparare a volersi bene e avere un rapporto con Dio, è questo. Invece nel quarto anno i bambini incontrano Gesù nei sacramenti, quindi vanno a fare la preparazione alla prima confessione, faranno la prima comunione, quindi dovranno sapere cos'è la Chiesa per loro, la parrocchia, cosa si fa in parrocchia e coinvolgere i bambini anche nelle attività parrocchiali. Questo tutto anche con l'ausilio dei genitori, che dovranno essere parte fondamentale di questo progetto di formazione nella crescita dei bambini nella fede. Ecco, questo è quello che noi cerchiamo di insegnare ai bambini con strumenti sia con immagini, con video, con giochi, e sia facendoli partecipare a dei campi, a delle catechesi, diciamo, adatte per loro.
chiamo Paolo Benoci, sono diacono, sposato, sono stato ordinato da Monsignor Mondello nel 21 gennaio del 1993 e svolgo, ho due figli e anche due nipotini. Svolgo il mio ministero in questa parrocchia già da 6 anni, è stato Monsignor Fiorini Morosini a darmi la missione canonica in questa parrocchia, dove mi occupo in particolare della catechesi ai coloro che chiedono di ricevere il sacramento del battesimo, quindi in particolare i genitori. Facciamo degli incontri per rendere consapevoli di cosa chiedono alla Chiesa e il valore del sacramento, che non è solo rivolto al battezzando, alla famiglia, ma è una ricchezza per tutta la comunità cristiana e per tutta la Chiesa. Inoltre mi preoccupo di coordinare i ministri straordinari della comunione e il servizio ai malati e agli infermi, e anche quello di coordinare il servizio liturgico all'altare, in particolare curo i ministranti, cercando di assicurare una continuità fra catechismo, soprattutto per i bambini, e quindi la presenza in chiesa alla messa, rendendone anche un po', diciamo così, protagonisti del servizio liturgico, che è un aspetto importante, certamente, la liturgia, e che coltivato già da piccoli può chiaramente trovare un riscontro e anche una continuazione, essere motivo di continuità per continuare a frequentare la Chiesa. Mi occupo anche del servizio di carità, che ancora stiamo rimettendo un po', o meglio, continuando con il nuovo parroco, certamente con ognuno ha le sue caratteristiche, dalle sue indicazioni, e chiaramente cerchiamo di essere, soprattutto anche per quanto riguarda il nostro contesto che è parrocchiale, che è un contesto fatto di commercianti, di esercizi commerciali, soprattutto mantenere rapporti e le relazioni con le persone e con questi chiaramente lavoratori del mondo del commercio, che sicuramente necessitano di una diciamo, assistenza spirituale, ma anche un supporto diciamo così morale, perché spesso, soprattutto a giorni di oggi, come dire, fare il commerciante non è semplice, si va incontro a tutta una serie di problematiche e rispetto alle quali noi cerchiamo di affiancare la persona e di supportarla, facendogli sentire la presenza della Chiesa e della comunità sul territorio. Dal territorio della nostra parrocchia si vede il mare, il bel mare della nostra città, la nostra città che è stata sempre aperta ad accogliere nuove persone, nuovi popoli, e anche in questo ci vedo qualcosa di caratteristico della nostra comunità della Cattolica, una comunità del centro, una parrocchia territorialmente piccola ma aperta ad accogliere tante persone che provengono da anche altri luoghi vicini o un po' più lontani della nostra città. È bello questo sentirsi famiglia anche con persone un po' più distanti. È bello capire che la Chiesa ci è stata donata dal Signore per sostenerci in questo cammino verso di Lui. Ed è bello intendere la nostra comunità un po' come un porto di mare, capace di accogliere tanti e di aiutare tanti altri a partire, ad andare in missione.